Signora Presidente, signori membri del Governo, colleghi, prima di affrontare il quadro macroeconomico del DEF, le sue previsioni tendenziali per il triennio 2019-21, la crescita del PIL stimata dell'1,5 nel 2018 ed altri dati spesso sovrastimati, credo sia utile fornire le indicazioni degli attuali dati economici ereditati dagli ultimi 4 governi a partire dal 2011. Produzione industriale, questi sono tutti dati ufficiali. L'industria italiana rallenta ad aprile. La produzione segna un calo dell'1,2 rispetto a marzo, con l'indice che torna ai livelli di febbraio 2008. Demografia e denatalità. Prosegue nel 2017 la diminuzione della popolazione residente già riscontrata nei due anni precedenti. Al 31 dicembre risiedono in Italia 60.483.000 persone, di cui più di 5 milioni cittadini stranieri, pari all'8,5% dei residenti. Nel 2017 la popolazione è diminuita di 105.472 unità rispetto all'anno precedente e ci sono altri dati. I decessi sono stati quasi 650.000, 34.000 in più rispetto al 2016. La disuguaglianza che cresce e mostra una tendenza crescente a seguito della crisi finanziaria ed economica e dopo un miglioramento e un aumento nel 2015, seguita da una sostanziale stabilizzazione, l'indice di povertà assoluta è peggiorato dall'inizio del 2017 con una sola inversione di tendenza nel 2014. Povertà e condizioni economiche delle famiglie, aumentano i poveri, questi sono i dati, le famiglie in povertà assoluta 1,8 milioni con incidenza del 6,9%. La punta dell'iceberg, il rapporto Coldiretti sulla povertà alimentare e lo spreco, 2,7 milioni di cittadini non mangiano, non possono mangiare. Condoni ed evasioni, 131 miliardi di euro incassati in 45 anni. L'evasione fiscale, 110 miliardi. Utili delle banche. Le banche, sussidiate con 20 miliardi di euro, circa 12 di garanzie statali a Banca Intesa, 5 diciamo, i cash per il regalo delle Venete, col concorso di Banca Italia, 500.000 famiglie azzerate dei loro risparmi hanno conseguito 14 miliardi di utili nel 2017 a spese dello Stato e degli espropriati. Secondo la FABI, un sindacato dei bancari, quest'anno le prime 10 banche conseguiranno utili per 10 miliardi. Mercato del lavoro, primo trimestre 2018, questi sono sempre dati ufficiali, si caratterizza per una stazionarietà dell'occupazione. Il tasso di occupazione resta sostanzialmente invariato, portandosi al 58,2%. Debito pubblico. Siamo lieti che Banca Italia abbia finalmente scoperto il debito pubblico da ridurre dopo i giochi di prestigio preelettorali del febbraio 2018 e le rettifiche obbligate da Eurostat il 15 aprile 2018 sul trattamento statistico della liquidazione coatta amministrativa di Popolare di Vicenza e Veneto Bank. Il debito, pari a 1.912 miliardi nel novembre 2011, è aumentato con il governo Monti di 122 miliardi, 2041 ad aprile 2013, con Letta salito di 66 miliardi, arrivando a 2107 nel febbraio 2014. Ad aprile 2018 il macigno sul futuro dei giovani è salito di altri 9 miliardi, arrivando a 2311,7 miliardi dal 2302 di marzo. Secondo le promesse del ministro Padoan, quel debito doveva diminuire, ma non è diminuito, è aumentato di 204 miliardi dal febbraio 2014,
132,6 milioni di euro al giorno, 4,6 miliardi di euro al mese, 95 mila euro a famiglia, 38 mila sulle spalle di ogni abitante. Dal novembre 2012, data di insediamento del senatore Monti, il debito è aumentato di 400 miliardi di euro e dovremmo accettare lezioni sui parametri europei da rispettare, la mancanza di fondi per il reddito di dignità, unica possibilità in un'economia di mercato che falcidia i posti di lavoro con la robotica, l'innovazione tecnologica, l'informatica, l'intelligenza artificiale per alimentare i cicli di produzione basati sul consumo. Mi avvio alla conclusione perché c'è l'inflazione IVA. L'IVA è la tassa sui poveri e dobbiamo a tutti i costi quelle clausole farne a meno. Voglio ricordare che l'IVA grava sul consumatore finale, mentre imprenditori, lavoratori autonomi, commercianti restano neutrali. Rappresenta un costo solo per chi non ha acquirenti. E ricordo anche che l'aumento di 3 punti di maggiore imposta dal 20 al 23% dal 1 gennaio 2014, scaglionato in 3 fasi, dal 20 al 21% dal 17 settembre 2011, dal 21 al 22, diciamo dal 1 ottobre, dal 22 al 23, dal 1 gennaio 2014, nel decreto Salvi Italia, ha abbattuto i consumi e ridotto le entrate tributarie. L'aumento dell'IVA di 1 punto dal 20 al 21%, governo Berlusconi, causò una perdita di gettito IVA di 604,754 milioni di euro nel 2011. Dobbiamo fare il contrario, signora Presidente, gentili colleghi, dell'ex ministro Padoan, che il 29 aprile 2013 dichiarò al Wall Street Journal a proposito dei sacrifici imposti al popolo europeo dalle politiche di austerità che il dolore finalmente paga, la percezione che l'austerità sia inutile e sbagliata, eccetera, eccetera, un cinismo agghiacciante. Dobbiamo uscire dalle politiche liberiste e monetariste imposte dal Fondo Monetario, dalla cieca austerità della Troica che hanno distrutto il tessuto sociale del Paese, impoverito grandi masse di cittadine e perfino il ceto medio, con la testa e il cuore, pensando ai giovani, agli uomini e donne, al lavoro, alle PMI schiacciate dalla grande crisi iniziata negli USA con la bolla dei subprime. Chiudo. Perché bisogna ripartire da questi dati per un'inversione di tendenza rispetto a governi meri esecutori di una dottrina totalitaria neoliberista che invece degli uomini e della dignità del lavoro ha messo al primo posto l'egemonia del mercato. Invito a concludere. Il globalismo delle povertà, la privatizzazione delle ricchezze, gli interessi di banchieri, multinazionali, finanza criminale, sul diritto dei popoli e le costituzioni, tentando di sostituire gli stati coi trattati, la giustizia con gli arbitrato, colpestando ed umiliando con il Jobs Act i diritti e le conquiste dei lavoratori, la dignità umana. Grazie.